Ok, ciao a tutti ragazzi, eccoci tornati al terzo episodio di Proviamo un Borse Game. Oggi siamo qui con un gioco fantasy questa volta che sarebbe Darkest Sang Online. Questo gioco, dopo averlo provato, l'ho trovato piuttosto brutto, cioè non brutto perché per le movenze, eccetera, eccetera, vabbè, diciamo che fa schifo, no, veramente, fa veramente schifo, perché è anche una scoppiazzatura di Diablo 3. Adesso vi farò vedere perché. Allora, capiterete in questa pagina, poi dovete registrarvi qua e poi fare il login là sopra, ragazzi. Lo sapete. Allora, vi si aprirà questa schermata come in Dark Orbit. Che si carica. Eroi di un bla bla bla. Adesso qui sembra bello, cioè fatto bene. Voi del drago, qui potete scegliere il vostro personaggio. Dopo io l'ho già scelto, ma vi uscirà fuori il vostro personaggio che potrete scegliere, eccetera, eccetera. Poi qui avete i personaggi. Vi faccio vedere le varie opzioni dei personaggi, gli eroi, i mostri, i vari mostri che potete trovare. Potete trovare, qua ci sono le descrizioni. Poi vabbè, c'è un'altra classe che verrà prossimamente, vabbè, non so che cos'è. Poi c'è il mondo di Darkensend, ci troviamo in un mondo magico, bla bla bla. Poi multimedia e la community. Però facciamo partire il gioco così almeno lo vediamo meglio. Cioè, voglio spiegarmi bene con questo gioco. Io non l'ho trovato molto brutto, cioè tecnicamente la grafica fa un po' schifo, ma perché io ho PC di merda, però voi potete anche aumentare la grafica. Graficamente, cioè è medio, medio. Tecnicamente voi dovete cliccare solamente sui nemici per combatterli, non è molto divertente. Basta che vi ammazzate di click e uccidete un nemico alla fine. Poi magari cliccate tipo 1 F1 per le pozioni rosse che vi ripristinano la vita. Vabbè, se vi piace i giochi così, ok, ma io non sopporto che sia uguale a Diablo 3. Cioè, adesso vi farò vedere perché. Prima cosa, le classi, guerriero del drago. In Diablo 3 è barbaro, cioè sono uguali, precisi, identici, anche le immagini sono uguali. Se si muove, allora ragazzi, come state? Attendiamo. Poi, vabbè ragazzi, poi anche le altre classi sono molto simili, c'è cacciatore di demoni, c'è Diablo 3. No, è Darkensang. Poi anche questi caricamenti sono troppo lunghi, troppo. Vabbè, diciamo che ci mettiamo in pausa e vi aspetto che si carica, va bene ragazzi? Dai, ciao. Ragazzi, non ci crederete, ma ce l'abbiamo fatta. Mamma mia, ci ha messo mezz'ora dopo aver fallito altri tre caricamenti. Però finalmente ci siamo. Allora, spawneremo in questo. Dopo aver scelto il personaggio e averlo denominato, spawnerete qua. Dovete comandarvi solamente con la freccetta, come potete vedere. Qua ci sarà lei che vi dirà una quest. Praticamente il gioco è prendere le quest e andare a completarle. È molto simile a Diablo 3, guardate. Barra della vita, barra della furia. La furia, quella di Diablo 3 che ti permetteva al barbaro di compiere potenti colpi.
Sfera della rigenerazione. Aspettate un attimo qua, poi ci sono le opzioni. Attiva ombre. Volume musica 0. Volume effetti 0. Ora possiamo andare. Come si fa a pigliare? Non so neanche come si fa. Dovreste cliccarci sopra, che manco le piglia. Allora noi andiamo. Continuiamo, clicchiamo, ci ammazziamo di click. Oh, altri mostri! Vedete? Wow. Ok, ora con il tasto destro in teoria potevo usare. No, neanche. Potevo usare un'abilità. Qua c'era la vecchietta che vi dava un'altra quest. Ah, eccoli, i mostriciattoli. Tutto sommato non è così male perché assomiglia molto a Diablo, ma perché assomiglia molto a Diablo non è molto male. Oh, non ho visto cosa ho fatto, boh. Ecco, vediamo, martello, è un martello, Dio Cristo. Cerchiamo di prenderlo. Con T aprite l'inventario. Vediamo. Richiede livello 1. Arma a due mani. Ok. Tutto sommato non è così male, ma tipo io ho già fatto una partita. E come faccio a salvare? Boh. Cioè non è molto intuitivo. Poi la grafica lascia un po' a desiderare. Ora non guardate che io ho il computer scabroso, però. Ecco, guardate. Gli effetti non ce ne sono molti. Ecco il boss. Vedete, dovete ammazzarvi di click per farcela. La tattica è molto bella, vabbè, magari hanno un'intelligenza artificiale piuttosto avanzata, tipo la strega, andava indietro mentre gli altri ti attaccavano. Anche questo è da rendere conto. Qui abbiamo trovato dell'oro. Ci vorrebbe un tasto di caricamento rapido, che prendi rapido, poi non c'è nessun tutorial, brutto è questo. Cioè ci sono queste missioni tutorial. Ma non ti spiegano i tasti. Tipo per aprire l'inventario ho dovuto cliccare tutti i tasti. Ecco, andiamo qua. Un altro caricamento. Vabbè, potete cliccare qua per espandere tutto. Vediamo come va. Vabbè, aspettiamo. Super DD. Un tizio di livello 3. Voi potete anche giocare insieme alle persone, se non sbaglio. L'ho appena scoperto. Ok. Che diavolo sta succedendo? Ok. Va bene. Dai che ci sei? Dai che ci sei? Carica, carica ancora. Dai che ci sei, dai che ci sei. Dai che ci sei. Carica. Dai, forza. Ce la puoi fare. Dai. Carica ancora i personaggi, dai. Dai. Ragazzi, non riesco a capirvi perché. Cioè, non riesco a vedervi. Vediamo se facciamo schermo intero. Si capisce un cazzo, quindi riduciamo. Va bene. Quindi ragazzi, è stato bello. Gioco scopiazzatura gigantesca. Quindi da Kid of the King. Ah, finalmente. No, neanche. Quindi da Kid of the King 97, dalle persone che vengono via vai senza vederle, e che io non le vedo. È tutto, ci vediamo un'altra puntata di Proviamo un Browser Game. Ciao a tutti.